Amici di Bring Your Bike, ben ritrovati. Oggi con questo video torniamo alle produzioni legate all'attivismo per la mobilità in città. Perché mi trovo proprio qui davanti? Perché l'estate che sta finendo dovrebbe portare con sé una serie di cambiamenti riguardanti il codice della strada. Oggi cercheremo di correggere un errore che è stato fatto più o meno in buona fede dalla maggior parte della stampa italiana, cioè lo scambiare il doppio senso ciclabile con andare contromano. Ovviamente con questi titoli, con questo tipo di narrazione si è scatenato il linciaggio. Sembrava che le strade fossero piene di persone che da un momento all'altro non aspettavano altro che lanciarsi come dei kamikaze contro le automobili. Ozzai! Sto andando contro mano, c'è scritto sul giornale, si può fare. E invece c'è un'importante differenza tra senso unico eccetto bici o doppio senso ciclabile, come lo vogliamo chiamare, e contromano. Leggiamo sul vocabolario. Contromano. Mettersi sul lato della strada riservato al traffico proveniente in senso inverso, che significa mettersi a sinistra. Adesso proviamo a spiegarlo velocemente. In strade di quartiere come questa, dove la velocità è a 30 km orari, dove il traffico lo consente, le dimensioni della strada lo consentono, i sindaci possono stabilire che questa strada è un senso unico per le auto, ma è un doppio senso per le bici e per tutti gli altri mezzi di mobilità dolce. Troppo complicato? Indovinate un po' dove ci troviamo. Adesso provo a spiegarvelo dal vivo. Questa è Via Galliera. Come potete vedere, le automobili possono percorrerla in senso unico, e senso unico anche per gli altri mezzi di trasporto. E guardate un pochino qua che cosa c'è. C'è disegnata una corsia per il senso opposto in bici o monopattino. Questo addirittura è protetta dalle automobili. Se non ci fossero stati i parcheggi, sarebbe comunque una corsia disegnata a fianco al senso di marcia per le automobili. Che c'è di così strano, di così grave, di così pericoloso? Quanti morti devono mai accadere percorrendo questa strada a controsenso? Quando si dicono certe cose bisognerebbe perlomeno riferirsi a dei dati, e i dati in tutti i paesi d'Europa dove è normalità avere il senso unico eccetto bici sono di un grande miglioramento della sicurezza delle strade dove c'è. Pertanto il primo tabù che deve cadere, dati alla mano, è che il doppio senso ciclabile o il senso unico eccetto bici non è pericoloso, ma soprattutto non si chiama contromano.